Ciao ragazze, ci sono tre semplici manovre da fare ogni giorno per trattare davvero con successo le rughe naso-labiali. Per chi non mi conosce, sono Martina Bindi, esperta beauty da 35 anni, divulgatrice e formatrice. In questi anni ho aiutato migliaia e migliaia di donne a vedersi nuovamente bene. Cominciamo? Come sempre è importante iniziare dalla consapevolezza, quindi capire perché le rughe nasolabiali possono avere diverse cause e comprendere qual è prevalentemente la nostra ci fa fare la cosa giusta sempre. Quali sono queste cause? Essenzialmente quattro. La prima, il gonfiore, quindi, e la ritenzione idrica, che rendendo il tessuto molto pesante favoriscono le pieghe. Il secondo, lo svuotamento, l'accorciamento e la perdita di tono del muscolo zigomatico. Quindi avviene una sorta di flessione verso la zona centrale del volto. Il terzo, la pelle con l'età, come ho spiegato in altre occasioni, tende a svuotarsi. E se la tua pelle è davvero sottile, tende un po' a ripiegarsi su se stessa. Quindi valutate se avete la pelle molto sottile. Ed infine il quarto. Il nostro volto vede, come mostro in questa foto, la riduzione negli anni e nel tempo della massa ossea. Quindi come prima cosa fate un'autoanalisi. E ora passiamo però subito alle tre meravigliose manovre. La prima, che serve prevalentemente per alleggerire questa parte. Con i vostri indici fate delle rotazioni verso l'esterno. Quindi ruotate proprio con l'indice, rimanendo sul posto, su se stesso, e lo fate per almeno 30 volte. Il secondo, cercate di contrarre isolando il muscolo zigomatico. Se vi risulta difficile contrarre solo qui, vi vengono un sacco di faccette strane, provate a tenere fermo il tessuto e contraete solo il muscolo zigomatico. E la terza, ragazze, sorridete a giornate intere. Come mi dicono a me, sembra che io abbia una paresi. Perché? Il sorriso non deve essere quello falso così, perché quello non tonifica. Deve essere proprio un sorriso grande, aperto. Perché sorridere? Perché quando io sorrido metto in moto tutti i muscoli, aspettate che ve li riprendo, quei muscoli che devono essere tonificati e allungati. Perciò io quando sorrido in modo aperto non solo mi apro agli altri e il mio umore migliora, ma vado a sollecitare tutti quei muscoli che con gli anni tendono a implodere. Sorridere in modo aperto, in modo spontaneo e più a lungo possibile, ecco che vi aiuta anche a mantenere la densità ossea. Provate queste tre tecniche e fatemi sapere nei commenti se avete difficoltà e che tipo di risultato vedete facendolo regolarmente tutti i giorni. Come avete visto, questa è una cosa che non richiede di avere la pelle pronta, perfettamente pulita, cioè potete fare, io in questo momento ho un po' di BB cream e se faccio 30 volte così, non è come quando ho uno strato così di trucco che casomai mi rimane la traccia. Ecco, tutto rimane uguale. Posso assolutamente contrarre lo zigomo anche se sono al lavoro e soprattutto posso sorridere tutta la giornata. Quindi non ci sono scuse per fare queste tre manovre tutti i giorni, in qualsiasi momento. Vi aspetto al prossimo lunedì!